Frassino, ebano e palissandre sono le essenze utilizzate. Qui i pezzi sono posizionati nell'ordine in cui figureranno nell'opera finita. Sul blocchetto di frassino si segna il centro e lo si colloca tra le punte per eseguire la presa a mandrino in compressione. Nella preparazione dell'anello, Richard inserisce sotto il pezzo da lavorare uno spessore in multistrato calibrato, in modo da lasciare più legno esterno da lavorare e creare un bordo piano di almeno 6-7 mm. Il pezzo di palissandre è tra le griffe per la lavorazione della parte interiore del coperchio. Ecco la parte finita prima della lucidatura. E qui la vedete lucidata con cera carnauba. Qui la scatola è montata sul mandrino per rifinire la sagoma esterna e iniziare lo scavo. Durante questa operazione ci serviamo della collaborazione della contropunta e del segno lasciato sul legno in fase di sgrossatura. Eseguita la sagomatura provvisoria, si passa allo scavo aiutandoci con una punta Fostner. Quindi si realizza una mortaia per accogliere il disco di ebano che sarà l'anello della scatola. Facciamo una prova di tenuta dell'anello e procediamo allo scavo definitivo della scatola che verrà poi rifinita con raschio e carta abrasiva. Sul pezzo che diventerà l'anello pratichiamo un foro per consentire la fuoriuscita dell'aria in fase di incollaggio ed evitare che la pressione lo faccia spostare. Il foro è decentrato per poter in seguito recuperare integro il disco centrale. Cercando una pressione uniforme, Richard nell'incollaggio utilizza il solo supporto della contropunta, poiché la spinta esercitata dalla contropunta rischierebbe di rompere il disco. Aspettando che la colla indurisca, prepariamo le griffe e stringiamo il pezzo di ebano, bloccandolo con la contropunta. Una presa mandrino lunga e piana è necessaria per tenere ben saldo il legno nella fase di realizzazione del puntale. Una volta girato il pezzo, utilizzando la presa mandrino appena eseguita, si abbozza la forma del puntale e si esegue la goccia finale. Il puntale è pronto e lucidato. La sua base ha un diametro di 4 mm e sarà il tenone che verrà inserito nel foro che si farà sul coperchio. Torniamo alla scatola e tronchiamo l'ebano proprio dove avevamo praticato il foro, recuperando un disco che potremo utilizzare in un altro progetto. Si rifinisce e si lucida la parte in frassino e si crea una mortaia per l'alloggiamento del coperchio. Quindi si inserisce il coperchio e si appoggia la contropunta per tenerlo fermo in sede durante la tornitura. Si tornisce insieme scatola, anello e coperchio. A questo punto si finisce e si lucida. Ci resta solo da forare il coperchio per alloggiarvi il puntale. Perciò rinforziamo la tenuta dell'insieme con della carta gommata.
Il foro è di 4 mm come il tenone del puntale. Giriamo la scatola e la riposizioniamo su un jam chuck per togliere la presa mandrino. Per tenerla centrata utilizziamo il forellino sul fondo. La presa mandrino è tolta e tutta la parte è lucidata. Infine viene rifinita e lucidata anche la base d'appoggio.